Sulla scogliera, certo, è un altro degli 8 film usciti venerdì nelle sale. Questo è sicuramente per la cinefilia il film della settimana, perché Miyazaki è un grandissimo dell'animazione giapponese, che si chiama anime, e ha fatto tanti film animati in questa tecnica, la vecchia tecnica, non è fatto col computer. Io non sono fan del genere, però ammiro quello che fa. È la storia di è presa dalla Sirenetta di Andersen, un pesciolino che si innamora di un ragazzino e quindi vuole diventare donna, e quindi succede tutto. Suo padre abita nel mare, è un mago, insomma, tutto è magia e poesia. Se si sente questo tipo di cinema, allora piace, ma non molto, ma moltissimo. Sentiamo Piera De Tassi, ecco. Anselmo. Piera. Sì. Allora, io sono totalmente d'accordo con quello che ha detto Anselma per una volta questa sera, quindi penso che l'ha detto talmente bene che non devo aggiungere un altro. Però, e quindi questo è un capolavoro assoluto per chi è un fan totale di questo tipo di animazione. Può anche sconcertare qualcun altro, però certo, se ti lasci trasportare è straordinario, fantastico. Però mi lasci dire una cosa: stasera ho trovato l'anima gemella, perché erano anni che cercavo qualcuno che pensasse come me che Jennifer Aniston è uno dei più grandi misteri della storia del cinema. Quindi devo ringraziare Caprara, perché anch'io vivo questo nel dubbio da sempre di perché esiste Jennifer Aniston. Hai impiegato un po' di tempo per trovare l'anima gemella, comunque l'ha trovata, ha visto Rondi. Sentiamo il pubblico che ha visto Ponyo sulla scogliera e poi sentiremo ancora Gregorio Napoli e Valerio Caprara. Uscita sala qui a Roma. Se con quel bimbo saltelli, anche il tuo animo danza. Ponyo! Ponyo? Che bel nome che le è stato dato. Beh, bellissimo. Noi siamo anche appassionate di Miyazaki e l'avevamo già visto a Tokyo. Ed è stato reso molto bene anche il doppiaggio. Miyazaki tutto è vivo, sempre respira, è sempre emozionante, le musiche di Joe Saishi, è sempre tutto meraviglioso. Mentre per esempio Spagno, che ho doppiato io e Sosuke, che è suo, diciamo, fidanzato, parlano, ci sta di sottofondo, ci stanno dei polpi, è veramente molto bello. È bello, bello. È interpretato, l'ha scritto Miyazaki. Cioè, quello che fa Miyazaki sono sempre dei capolavori, no? Ponyo, gli occhi. Pronti? Adesso potete. La pappa è servita. Oh! A confronto, sempre, Valerio Caprara da Napoli e Gregorio Napoli da Palermo. Valerio. Sì, appunto, la storia di Ponyo, che poi è una pesciolina, a proposito brevemente, di trans. Brevemente, Valerio, che siamo è una pesciolina praticamente rossa. A notte fonda. Brevissima, andiamo tutti a nanna. Con Ponyo facciamoci cullare da questa animazione vecchi tempi, splendida, delicatezza di tocco, purissima, ma anche, oso dire, molto, molto infantile. Infatti. Decidete voi, io certo trovo un po' di difficoltà ad entrarci, però l'ammiro. Gregorio? Lo trovo un film esemplare. Il rifiuto della elettronica nel maestro giapponese significa riscoprire la matita, la tavolozza dei colori, e quindi i colori come specchio dei sentimenti, specchio dell'anima. Un sublime inno alla poesia. È vero, poesia proprio.